del mondo, quanta gente che gira qua attorno senza manco comprare un panino con porchetta. Scusi maestro, ci metta la crosta, ma è già pronta la risposta. Ed eccolo qui, lo vedi arriva Tortellina. Ma che fa trovenne Stellina? E allora tu dillo Stellina. Buonasera cari telespettatori e bentornati a Dillo Stellina, lunedì, martedì, giovedì e sabato 19:30. Canale 16 Super J, la mail di la Stellina chiocciola superj.it, il numero WhatsApp 351 7532 450. Siamo a Teramo, andiamo a sentire cosa dice la gente. Alessandro di vicino a me di Ponte Romano è un tuo fan e ti va trovando da tutte le parti. Ti devo rintracciare e farlo venire, ti chiamo e lo rintracciamo. Ok, allora sto a posto, fatti portare. Ciao Stellina. Buongiorno, che stai facendo qua? Che è successo? In capitale siamo venuti. Come allora, mai qui? Siamo venuti a vedere il Colosseo in capitale. No, meno male. Tu dici sempre che è la capitale. Siamo venuti, ma il Colosseo dov'è? Colosseo ce l'hai dietro le spalle. Ah, quello? Ah, ok, ok. A noi i Colossei ci mettono sotto la scialla, capite? Lo domo, capite? Capito. Niente, non è. Come va? Tutto a posto? Tutto bene, tutto bene. Giro di perlustrazione? No, abbiamo già cambiato. Il sabato andiamo a Tortoretto, da sabato prossimo. Perfetto. Allora siamo da vedere il mercato di Teramo. Ci devi provare pure là. Sabato è buon giambata. Lo so. Vabbè. C'è il capitale. Maggio. No, ma facciamo sempre. Prima o poi ci vediamo. L'estate. Sì, ci vengo. Quando comincia il mare. A Tortoretto. Se no se ne esce l'ossa dentro la bocca, capito? Oggi c'è il sole, ci dovrebbe essere un'offerta, no? Oggi c'è il sole, buongiorno, ci dovrebbe essere un'offerta. Oggi non ce l'ho offerta, ma prima d'estate non c'ho offerta. Magari prossimo, piano piano. Comunque, complimenti che stai parlando italiano, sempre di Piano, perché ho un po' di anni qua, ho imparato un po' di bene. Ti vedo bene, rilassato, ormai conosci le clienti. Certo, con un marciante sono 18 anni. Almeno. 18 anni con me, capito? Amico mio, buon lavoro. Si salute, ciao, si salute. Ciao. Importante, eh? Una bella scopa, eh? Si può aspettare una serataccia. Ho visto uno con la scopa perché, e ho detto che sei un grande, sei qua. Aspetta una serata. Una serata impegnativa. Sì, con la scopa che vorresti fare? Una? Una botta di scopa. Per tutta la casa, tra l'altro. La polizia. Va bene. Adesso per il resto tutto bene? Tutto bene, stasera andiamo a giocare col volley. Faccio un grande auguro alla Lisciani, approfitto, tu che sei un addetto ai lavori. Prende sì, sera. Lisciani, calcio a 5. Chi può va dal Palacquaviva? Esatto, a sostenere la squadra. Ok. E mi vuoi... Che vai facendo? Niente, sto qua. Mercato. Un po' di... Parliamo dell'Inter in questo momento. L'Inter. Finale di Coppa Italia, semifinale di Champions League in campionato. Sta lì, come la vedi? Io la vedo, insomma, per la Coppa Italia può servire già... Ma se possiamo farcela per la Coppa Italia, anche se la Fiorentina è una squadra sgorbutica, abbastanza forte. Per quanto riguarda la Champions, dobbiamo passare l'ostacolo Milan, là è un derby ed è difficile, però se passiamo il Milan, poi abbiamo il City, il Real Madrid, là si fa molto difficile, perché queste sono due squadre. Una migliore in alto. Fino al Milan ci possiamo arrivare. Però io io dico che anche tra le prime quattro mi sei gratificato. Sono gratificato. L'unica cosa è di entrare in Champions, però è un po' difficile. Mo abbiamo perso troppe partite facili con Monza, Empoli, Spezia, cioè quelle partite là le devi fare tue. Non si possono perdere quelle partite per sbagli individuali, capito? Poi sì, l'allenatore Inzaghi è un normale allenatore, ma non è né scarso né bravo, però hanno dato troppa colpa Inzaghi su questa situazione. Ma se l'attaccante non va al wall, l'allenatore che può fare? Poi avrà sbagliato dei cambi sicuramente, però
Sta tutto là, sta. Oggi è una bella giornata. Ti fai una passeggiata. Facciamo una passeggiata, ci mangiamo una pena con la porchetta. Bravo, un bicchiere. Un bicchiere, sì. È tenarsi. È bello. Tenarsi. Grande. Va bene. Ciao. Buona passeggiata. Grazie, ciao. Anche a voi. Ciao. 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 Già l'hai presa? Il polletto. Ah, il polletto, quindi leggero. Leggero. Sì, leggero. Prima scudetto. C'è il clima scudetto. Facciamo vedere. Siamo, no? Ecco come. C'è il clima scudetto. Ma si parte domani? Si parte? Sì. Ti presenti? Come no? Vado là, insieme a tutti gli altri amici miei. Sarà festa. Grossa festa. Un pernotto rientrato in serata? Un pernotto, ma anche perché ce lo meritiamo, penso che ormai... È dal 29 aprile 1990. Sono 33 anni. Che già sei in clima festa. Sempre, amico mio. Devi mettere due cose. Ce l'ha già. Forse mi sa che ce lo farò. Qualcosa devi mettere. Grazie, amico mio. Ciao. Abbiamo comprato, buongiorno. Grave, un po' di fragole, un sedano lungo, le carote, la fava è buonissima. Che bella sellacchia, signore. Che bella sellacchia. Favorisci. Quella è una Giano Sellecchione, signore. Ci mette già una sellacchia. Ciao, buona giornata. E quindi noi raccogliamo la fava che ci hanno regalato, grazie, e ce le mangiamo tra un po'. Due sellacchie siamo armadite, niente non è. Ti si compra la porcata. La porcata? Ma chi paga? Tu o il maestro Pombili? No, Pombili. Pombili paga? Beh, lui, paga lui, è più vecchio. È più vecchio? Tutto a posto, ragazzi? Diciamo. Va bene, buongiorno. Dottor Falasca, è preoccupato per questo Milan-Inter, semifinale di Champions? Guardi, se siamo... Sicuramente. Sarà dura per tutti e due, Giuseppe. Chi vincerà? Speriamo il migliore, cioè noi, il Milan, capito? Tu che dici, Giuseppe? Per Emidio, io sono a calcistico, io ti filo Pialende. Pialende. La Spezia, noi ti fava. Buongiorno. Cambio denaro, ma è legale questa cosa, è legale. Legalissimo. Ambasciatore non porta. Che è legale, regalato. Vadi con Dio. Come va, tutto a posto? Come no? Sta pioggia fa bene all'agricoltura o no? Fino adesso sì, però il freddo che non fa male. Il freddo non va bene. Beh no. Il freddo non va bene. Intanto. Io sono andato a Riverto. Tu non senti? Non lo so. Si sente. Sta caccolone, sta raccolto. Bene, no? Vada bene i colleghi, buongiorno. Lei fa il reggente? Lei regge per la signora, regge. A scappate, da qua rete, tutto a posto? Tutto ok. Nuovi, fa cucù. Tutto a posto, signor, che si dice? La meraviglia, state chiudendo. Avete venduto gli ingredienti per le virtù? Abbastanza, dai, non ci lamentiamo. Vabbè, ma andiamo pure un amico tuo, sei tranquillo. Buongiorno. Qua va, signora, buongiorno. Tutto bene, che si dice? Niente, qua si prepara per le virtù il primo di maggio. Niente. Tutto a posto. Ti fai un giro sa su, si sente. Sì, allora vuol dire che già vieta a preparare a cucinare. È ora! È chiaro che le prepara prima. Dalle Marche a Teramo. Un attimo che la signora mi ha un po' distorto. Dalle Marche a Teramo, io ho la moglie abruzzese, saluto il grande mio amico Stellina. Che si dice ai mercati? Vedo che li frequenti.
passeggiatina è sempre bello. Queste sono delle tradizioni del paese che fanno sempre bene. Noi ci manca, se ti devo dire la verità, a noi ci manca il mercato di San Benedetto, perché era lungo. Però io sono di Civitanova, quindi, quindi Alto Locato. Ah, quindi Civitanova anche più soldi. Esatto, e quindi è tutto un altro perché mercato. Perché a Civitanova c'è sta Paciotti. Ecco, e quindi si sale di livello. Abbiamo degli imprenditori altolocati dove si sale di livello. Assolutamente, una bella piazza, come si direbbe. Va bene, un piacere averti rivisto, grazie. Saluti, buona giornata a tutti. Ciao. Fabri, dimmi la verità, è Lucane che porta a spasso a te o lo porto tu? È Lucane che porta a me. Con Mater. Come si chiama questo cane? Teo. Teo, Teo, belle cane. Questo è tartufo in giro, però. No, è da passeggio, da compagnia. Magno soltanto. Magno qua, soltanto. Va bene, salutaci Vittorio e Fabio. Grazie, grazie. Ciao. Ciao. Buongiorno. L'amico tuo è andato a Roma. Però, stamattina? Però un grazie, glielo diciamo che ci ha offerto la cena. Grande cena. Grande Michelino. Grande cena, vieni qua. Sei vieni il numero qua. Uno. Sei il numero qua. Uno, Michelino. Dopo di me. Dopo di me. La scommessa del gennaio 2022. Febbraio 2022, mamma mia, scusa. Mi si era allungato l'utente. Però ha pagato la cena il grande Michele. È molto... Quindi grazie, una bella cena, siamo stati in compagnia tutti insieme senza esagerare. Senza... Però dopo quella non finisce la serata lui, non c'ha lo stimolo per finire la serata in bellezza. Senti, ma ancora sei tardita. Alle 4 e mezza. Alle 4 e mezza. Alle 4 e mezza. Ci ha acceso la luce il locale, ha detto fuori tutti. Fuori tutti. Ci ha cacciato. Ci ha cacciato. Va bene. Tutto a posto. Grazie. Grazie Michele, alla prossima tante belle scommessa. Cose. Però sei andato a Roma non metto niente. Te la farò pagare. E vai. Te la farò pagare. Oggi parliamo di Paul Pogba. Paul Pogba, dopo averlo visto in finale, in semifinale di Coppa Italia, stiamo facendo il punto sulla situazione che, insomma, a pallone attualmente non ci può giocare. No, vabbè. Secondo me è un ottimo acquisto, è stato. No, anzi, forse un'ottima vendita per il Manchester. Non ottimo acquisto, no, vabbè. È inspiegabile. Che ha fatto? Non si può muovere. Non lo so. Ecco perché il Manchester se l'è privato. Se no. Altri non se lo levava. Senti un po', tu che sei un intenditore, ma sei anche della Marina, no? Ma il primo maggio le mangerai di virtù? Ma io prima di tutto il primo maggio ho sempre lavorato, quindi non mi tocca tanto le virtù. Poi non è tanto una specialità nostra giù della Marina. Appunto, sto a dire, tu non di solito tu ti sposti, no? Esatto. Io vado, ad esempio, tutti i primi maggio sono a Sant'Egidio a lavorare. Alla fiera a Sant'Egidio. Non so nemmeno se ci fa lavorare il tempo quest'anno, comunque. E là le virtù secondo me, però io non le ho mai mangiate al primo maggio. Quindi non te la intendo, Non me ne intendo per niente di virtù, noi siamo del, capito, siamo della Marina. Questa è più una cosa di Teramo, veramente Teramo è la mamma. È Teramo, Teramo, dai, mo diciamo quello che è. Adesso anche da noi ha preso piede da Parigi. Però andrà qua, perché dopo lo stradone, vabbè, solo minestrone. Bravissimo, la virtù, le virtù si fa a te. A posto. Pogba lascia perdere il pallone attualmente un po' di campo, finito. Non mi dici che a terra non ci stanno problemi di parcheggio? Buongiorno. Che non ci stanno? No, non ci stanno. No, sta piena, quando ne vuoi? Sta piena? Sì. Che si dice? È molto, va facendo oggi. Dove tenevi? Mangiare un bagnino con la porchetta, che vuoi fare? Quindi ti fino un giro, un panino. Penso, no? Non ci mangiamo. Che vi mangiamo? La porchetta, la mangiamo. Beh sì, certo. Sabato è un rito. Il rilascio tutto a posto. Tutto bene. Tutto hanno eliminato questa maratonina, pure, non si fa più. Vabbè, ma ci ha risparmiato questi 5 km di corsa, non ci dispiace. Ero pronto, ero carico. Tu eri carico. Senti un po', stasera, Parco Fluviale. Che ci sta? Cosa faccio vedere? Aspetta, ci sta. Ecco. Aspetta, ecco. Ecco qua. Comacose, Fulminacci, Filippo Graziani, Setac, Raisca e poi Emanuel DJ se non sbaglio. Domani. Che so ditti? Massaro. Come cosa, Fulminacci, grande cosa. Ah, so di tu, eh? Allora siamo domani. Presenti, ovviamente siamo sempre presenti. Va bene. Comba, buona giornata. Ciao, grazie. Ora a te. E lo vero, lui è 29 e domani è 30. Mi sono già imbattitato. E allora tu dillo stellino.